Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Si è lodato Gesù Cristo. Cari bambini, Gesù, dopo aver fatto l'ultima cena coi suoi apostoli, si recò insieme con essi a pregare nell'orto degli ulivi e disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me, pregate per non cadere in tentazione. E allontanandosi un poco da essi si inginocchiò e pregò dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non si faccia la mia volontà, ma la tua. Per 3 volte ripeté questa stessa preghiera e alla 3ª volta, per l'intenso dolore, cade in una specie di agonia e dalla sua fronte stilò un sudore di vivo sangue che a gocce scorreva in terra. Gesù era mesto, triste, atterrito fino al punto di sudar sangue, perché sapeva che doveva essere flagellato, coronato di spine e confitto in croce. Ma ciò che più lo rattristava e lo faceva sudar sangue non era il pensiero dei suoi dolori, ma il pensiero dell'ingratitudine degli uomini. Egli vedeva l'avvenire e sapeva che tanti uomini l'avrebbero odiato, offeso e bestemmiato, disprezzando il suo amore infinito. La previsione di tante ingratitudini gli straziava il cuore e lo faceva sudar sangue per l'immenso dolore. Tuttavia, malgrado la previsione di tanta ingratitudine, il buon Gesù non si rifiutò di soffrire la dolorosa passione e, anche sudando sangue, disse al Padre suo: Padre mio, si faccia la tua volontà e non la mia. Quanto è buono Gesù! Per salvare le anime nostre dall'inferno ha sudato sangue, e quello non fu che il principio della sua dolorosissima passione. Aveva appena Gesù finito la sua orazione nell'orto quando una masnada di malfattori e di soldati guidati da Giuda si recarono in quell'orto, afferrarono Gesù, lo legarono e lo trascinarono via per farlo condannare a morte. Prima lo condussero davanti al sommo pontefice ebreo, che si chiamava Caifas, poi davanti al tribunale degli ebrei, che era detto Sinedrio, poi davanti a Ponzio Pilato, che era il governatore romano della Giudea e rappresentava dunque l'imperatore di Roma. Pilato fece condurre Gesù davanti ad Erode, re della Galilea, e Erode lo rimandò a Pilato. Così Gesù, legato come un malfattore, fu trascinato per le vie di Gerusalemme e fu condotto da un tribunale all'altro per insinuazioni di quei giudei che volevano ad ogni costo farlo condannare alla morte di croce. Il sommo pontefice ebreo Caifas e il tribunale del Sinedrio dichiararono Gesù reo di morte, perché aveva detto di essere il figlio di Dio. Erode non pronunziò sentenza e disse che Gesù era un povero pazzo.
Pilato interrogò Gesù, lo riconobbe innocente e come tale lo dichiarò dinanzi a tutto il popolo che era adunato sulla piazza di Gerusalemme. Ma il popolo, sobillato dai perfidi nemici di Gesù, gridò ad una voce: «Sia crocifisso, sia crocifisso». Pilato, vivamente impressionato dalle grida del popolo e dalle voci minacciose che si sollevavano anche contro di lui, condannò Gesù alla flagellazione. Il pazientissimo Gesù fu legato ad una colonna e fu percosso coi flagelli tanto aspramente, tanto crudelmente, che il suo santissimo corpo fu ridotto tutto una piaga e il sangue grondò da ogni parte. I giudei, però, non furono soddisfatti. E quando Pilato, dalla loggia del suo palazzo, presentò al popolo Gesù flagellato, coronato di spine e tutto grondante di sangue, il popolo gridò più forte: «Sia crocifisso, sia crocifisso». E dicevano a Pilato: «Se tu liberi costui, non sei amico dell'imperatore». Udendo ciò, Pilato temette di perdere il suo posto di governatore e condannò a morte Gesù. Ma si lavò le mani dinanzi al popolo dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto». Al buon Gesù dunque fu messa sulle spalle una pesantissima croce e fu menato a crocefiggere sul Monte Calvario. Gesù soffrì immensi dolori lungo quella via dolorosa, quando incontrò la sua Madre Santissima e quando per tre volte cadde sotto il peso della croce. E quando finalmente giunto sul monte fu spogliato e fu trafitto coi chiodi nelle mani e nei piedi. Per tre ore egli rimase confitto su quel legno in una penosissima agonia. Durante quelle tre ore Gesù parlò sette volte e, giunto agli estremi, disse con gran voce: «Padre, nelle tue mani raccomando l'anima mia», e inchinato il capo spirò. In quel momento un forte terremoto scosse tutto il Monte Calvario, si spaccarono i grandi massi del monte, si aprirono le sepolture e risuscitarono molti morti. Tutti coloro che avevano crocifisso Gesù fuggirono spaventati. Alcuni poi si battevano il petto e dicevano: «Veramente Gesù era il Figlio di Dio». Prima che si facesse notte, alcuni soldati ritornarono sul monte e il centurione che comandava i soldati diede a Gesù una lanciata nel fianco. Da quella larga ferita uscì sangue ed acqua. Un poco più tardi Giuseppe d'Arimatea, aiutato da San Giovanni e da Nicodemo, depose dalla croce il corpo santissimo di Gesù e lo chiuse in un sepolcro nuovo. Pilato poi diede ordine che i soldati facessero la guardia davanti al sepolcro. Quanto è buono Gesù! Egli è morto sulla croce per salvarci dalla schiavitù del demonio e del peccato e per riaprirci le porte del paradiso. Chi non ama Gesù e lo offende coi peccati è un ingrato, perché non corrisponde all'amore infinito che egli ha avuto per noi. Un bambino che si prepara alla prima comunione, un bambino che ha fatto già la sua prima comunione, deve pensare che quel Gesù che scenderà
nel suo cuore sotto le apparenze dell'ostia consacrata, è lo stesso Gesù che ha sofferto tanto nella sua dolorosa passione ed è morto in croce per la nostra salvezza. Con quanto amore e con quanta gratitudine si dovrà stringere al cuore un Dio così buono, un Salvatore così amoroso. I vostri genitori, cari bambini, per portare a casa il pane quotidiano, per darvi da mangiare, da vestire, per darvi una casa, un tetto, devono sudare nel loro lavoro. Ebbene, Gesù, per darci il pane nostro quotidiano, il pane della nostra anima, ha sudato sangue. La passione di Cristo è il prezzo della sua presenza reale nel Santissimo Sacramento. Il pane eucaristico, il Santissimo Sacramento, ha costato tutti i dolori, tutta la passione e morte di nostro Signore. Che ingratitudine accostarsi a questo sacramento senza amore, senza fede. Chiediamo alla Madonna addolorata, che sotto ai piedi della croce è diventata Madre nostra, che ci dia una grande fede, un grande amore, una grande pietà verso Gesù nel Santissimo Sacramento. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.